Ci vogliono solo 2 ore per preparare questi panmela, partendo dal solito impasto appallottolato, spiattellato e coppato. L'ingrediente segreto per dare il tipico sapore di mela sono le mele, con le quali ho preparato il ripieno, per poi chiuderlo con l'antica tecnica denominata guarda come faccio io e copia. Spennellata, forno, zucchero a velo e... Ecco a te. Che belli! Buonissimo.